Buongiorno, sono Alessandro Berio, Managing Director di Eurogroup. Eurogroup è un'azienda specializzata in distribuzione. Noi soprattutto importiamo, andiamo alla ricerca di prodotti di un certo tipo nell'estero e li importiamo in Italia e cerchiamo di fare uno scouting per una serie di prodotti importanti. L'ultimo nato, in cui noi abbiamo già esperienza da 2 anni, è l'HD. HD-SDI, quindi HD su cavo coassiale. Quindi mi permette di avere, chiamiamolo un compromesso, fra IP, quindi la qualità megapixel di un IP, e la praticità di un'installazione analogica. Il che vuol dire avere una risoluzione a 2 megapixel utilizzando un cavo coassiale anche già esistente, che mi permette di risparmiare i costi di installazione, andare a rinnovare un impianto già fatto con pochissima manodopera e soprattutto con un grande risultato per il cliente finale. Nel nostro range HD abbiamo 4 telecamere, una Vandalo DOM, una box con varifocal 3x autofocus e una bullet IR e 2 DVR, un 4 HD completamente HD e soprattutto un 2 HD più 8 Full D1 analogici. Questo mi permette di andare su impianti esistenti dove ci sono 4, 8, 6, 8 telecamere, sostituire il vecchio DVR, aggiungere 2 telecamere HD e avere una visione del genere su 50 pollici, che non è poco. Nel residenziale di un certo livello si può utilizzare il monitor, il televisore, che ormai praticamente tutti hanno. Nell'industriale, ma molto utile soprattutto sul commerciale di un certo livello, quindi negozi a alto rischio, quindi tabacchi, farmacie, gioielli, ma anche negozi di un certo spessore, brand, catene di abbigliamento in cui tutti hanno un monitor del genere da far vedere. Noi stiamo sviluppando una nostra DOM HD e ci sarà una DOM 3x, una DOM 10x per un brandeggio HD sempre a 2 megapixel. Ma sicuramente ormai l'HD ha uno sviluppo e un'evoluzione quasi quotidiana. Negli ultimi 6 mesi i prodotti sono diventati 10 volte quelli che erano prima, il costo è dimezzato, se non ancora di più, perché ormai tutto nel broadcasting va su HD. Fra un po' avremo le telecamere in 3D, probabilmente anche per la sicurezza.